Ogni ora in Sicilia una donna muore per malattie cardiovascolari, un dato molto preoccupante. Assolutamente sì, è un dato molto preoccupante perché il trend è in aumento e dopo i 55 anni la mortalità nel sesso femminile per malattie cardiovascolari è superiore rispetto al sesso maschile. E questo sono vari fattori che incidono su questo e purtroppo sono poco conosciuti. E quindi informare soprattutto le donne di alcuni segnali che possono essere premonitori di una malattia cardiovascolare è estremamente importante, perché la diagnosi precoce permette di prevenire la malattia o, se la malattia si presenta, permette di curarla e quindi di evitare la mortalità che in questo momento è in aumento. Dunque la parola d'ordine è prevenzione. Assolutamente sì. Oggi la medicina del terzo millennio è la medicina delle 4P: predizione, prevenzione, personalizzazione e partecipazione. Quindi il potere predire per poter prevenire e personalizzare la terapia è fondamentale in tutte le malattie, ma in modo particolare nelle malattie cardiovascolari. Che strumenti abbiamo a disposizione oggi? Oggi abbiamo parecchi strumenti, soprattutto la medicina di laboratorio ci aiuta moltissimo in questo, perché abbiamo tutta una serie di parametri nuovi che prima non si conoscevano, che oggi ci permettono di fare una differenza tra il sesso maschile e il sesso femminile e di capire meglio la malattia, la genesi della malattia e quindi come trattarla, soprattutto nel sesso femminile. Abbiamo anche tutta una serie di tecnologie nuove, di strumentazioni nuove che ci permettono di capire meglio la fisiopatologia delle malattie cardiovascolari, ma soprattutto di poter avere questi parametri che ci permettono di predire e di quindi prevenire e trattare personalizzando la terapia. Un brevissimo messaggio iniziato alle donne, cosa fare? Cosa fare? Non credere che le malattie cardiovascolari sono solo un qualcosa che riguarda il sesso maschile, riguarda il sesso femminile, ma in maniera diversa rispetto al sesso maschile. E quindi imparare a conoscere quelli che sono i segnali di questa malattia nel sesso femminile, che sono diversi rispetto ai segnali e ai sintomi dell'infarto, ad esempio, che si presenta nell'uomo. E quindi conoscere bene, evitare tutti quei fattori di rischio che possono portare alla malattia, perché purtroppo, come dicevo, queste malattie si presentano dopo i 55 anni, mentre nell'uomo è più precoce l'incidenza e la presenza della malattia, nella donna è più tardiva, ma è più grave, ha una clinica che è più grave e ha una prognosi che è più severa rispetto al sesso maschile. Una campagna importante per informare le donne. Assolutamente, perché c'è una credenza diffusa dappertutto che le donne abbiano meno malattie cardiovascolari, e invece questo non è assolutamente vero, perché i dati sia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riferiti a tutto il mondo, sia ai paesi occidentali come quelli che siamo in Europa, dimostrano che in realtà le donne hanno più malattie cardiovascolari rispetto agli uomini, semplicemente che le hanno alcuni anni più tardi rispetto agli uomini, perché finché le donne sono mestruate, quindi hanno il ciclo mestruale regolare, quindi gli estrogeni sono protette dalle malattie cardiovascolari. A un certo momento, con circa 10 anni di ritardo rispetto agli uomini, invece cominciano a recuperare gradualmente, finché poi alla fine hanno più malattie cardiovascolari. Quindi diciamo che il totale degli eventi cardiovascolari, soprattutto gli eventi cerebrovascolari, sono più in alto nelle donne rispetto agli uomini. Per cui è giusto che le donne siano informate di questo e anche loro quindi attuano le misure di prevenzione che è giusto fare in questi casi. La parola d'ordine dunque è prevenzione. Il Prevenzione, messaggio che assolutamente. mandiamo alle donne è fare cosa? Dunque, il messaggio è: se ci sono dei fattori di rischio, correggerli più aggressivamente se c'è già una familiarità per malattie cardiovascolari, cioè se nella famiglia ci sono delle persone che hanno avuto degli eventi cardiaci o cerebrali, e comunque in ogni caso cominciare sempre dalle norme igienico-dietetiche, dall'attività fisica, dal non fumare e poi eventualmente, quando occorre, usare i farmaci giusti per correggere i fattori di rischio.